Amiche ed amici telespettatori, buonasera. È venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Ci siamo di nuovo, come sempre ci saremo. Canale 93 del Digitale Terrestre, viva la Puglia Channel, una puntata bipartita, una prima parte in cui ci occuperemo ovviamente delle risorse naturali del nostro territorio, del patrimonio storico del nostro territorio. Vedremo come si può fare marketing del territorio, come appunto promuoverlo, come fare turismo e fare anche un paragone, un parallelo con le altre realtà italiane per capire come saperci vendere, perché questo è il vero problema, vendere il nostro prodotto ovviamente, turistico, naturale, ambientale, ma questo forse mi è scappato, comunque lì anche sull'ambiente dovremmo rivedere parecchie cose. Seconda parte invece dedicata alle problematiche occupazionali, quindi la questione ILVA, la posizione dell'USB al riguardo e poi anche una particolare situazione riguardante l'AMAT, i lavoratori esterni appunto facenti parte delle ditte di pulizia che rischiano il posto di lavoro, ma avremo modo di aprire la tematica occupazionale nella seconda parte. Partiamo, dicevo, dal turismo, dalla valorizzazione delle nostre risorse e salutiamo gli ospiti. Intanto dobbiamo ringraziare il BB Albergo La Manna che ha voluto ospitarci nella sua struttura, quindi ringraziamo la padrona di casa Irene La Manna che è presidente dell'associazione Taranto Turismo. Buonasera la padrona di casa e poi vi faremo vedere tante bellezze di questa, vedete una bellissima location, elegante, raffinata come è tutta la struttura. Irene La Manna non ha badato a spese e ha voluto anche preparare per noi un piccolo buffet. L'eleganza, l'ospitalità sono di casa La Manna, dell'albergo La Manna. Andiamo a salutare l'altro ospite, il dottor Ernesto Deri, consigliere comunale di Taranto, di Italia dei Valori, della Sinistra dei Valori, come lui ama dire. E poi, buonasera a tutti, due giovani volti, io li chiamo così, della imprenditoria, dell'autoimprenditorialità, della imprenditoria locale. Sono i titolari della Johan Tour, una agenzia di viaggi meravigliosa, prezzi economici, qualità elevata. Dove si trova, Joseph? In via Overdan a Taranto, buonasera. Diciamo il numero, Joseph. 65. Benissimo. Lui è Joseph Di Mauro e l'altra, la contitolare, Anna De Vincentis. Buonasera a tutti. Li abbiamo voluti di nuovo qui perché l'altra volta bucarono il video con le loro riflessioni e siccome noi ci teniamo agli ascolti, squadra che vince non cambia. E allora, Irene La Manna, intanto siamo nel mese di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, riparte la stagione turistica. Con quali presupposti? Abbiamo 4 mesi ancora. Che cosa c'è da aggiustare per far sì che la nostra offerta sia, non dico vincente, ma comunque appetibile per chi si avvicina al territorio ionico? Cosa c'è da sistemare? Praticamente tutto dal punto di vista urbanistico. Indubbiamente c'è da fare diversa formazione anche sugli albergatori, sulle strutture, però non bisogna perdere di vista un concetto importante, l'urbanistica della città. Noi potremmo avere la possibilità di essere i primi, di essere appetibili per i tour operator nazionali e internazionali, per il nostro patrimonio culturale, per i nostri musei, per il nostro mare, per il nostro affaccio sul Mediterraneo. Purtroppo però i tour operator ci snobbano perché purtroppo non possono prendersi la responsabilità di portare masse turistiche sul nostro territorio, perché ovviamente farebbero una brutta figura con gli stessi e quindi si screditerebbero come qualità di tour operator se vendessero il nostro territorio come meta turistica. Quindi diciamo che la prima cosa da fare indubbiamente è quella della realizzazione di un progetto urbanistico che metta la città nelle condizioni di diventare un salotto, un biglietto da visita
per l'ingresso, insomma, per l'ospitalità. Quindi questa è cosa fondamentale. Perfetto. Avremo modo poi di parlare. Intanto c'è l'argomento ghiotto, tristemente ghiotto, quello della soppressione della soprintendenza archeologica a Taranto. Io non voglio fare politica, però, signori cari, io sento dire certe baggianate, certe, me lo consentite, cazzate, tra virgolette. Sento dire che il governo Renzi vuole promuovere Taranto attraverso la cultura. Uno dice, beh, quantomeno si stanno muovendo, il ministro Franceschini viene a Taranto, si innamora della città vecchia e dice, bisogna partire dalla cultura, sentiamo dire, bisogna emulare il modello Torino, che da città industriale poi ha avuto una riconversione culturale, e poi all'improvviso, una mazzata tra capo e collo, la soppressione della soprintendenza archeologica, la cui sede legale da Taranto viene trasferita a Lecce. Dottor Deri, consigliere comunale, mi sembra, è inutile dircelo, una presa per i fondelli. Luigi, tu lo sai che quando inizi a parlare del PD sfondi quasi delle porte aperte. Io l'ho detto in tempi non sospetti, anche quando venne Franceschini, lui aveva dato questa, come hai detto tu giustamente, detto la città di Taranto merita questo ed altro, è sicuramente una città da valorizzare, è una città che ha delle bellezze naturali che bisogna riqualificare, e, diciamo, con molta, diciamo così, scetticismo dice vabbè, boh, vediamo i fatti. E i fatti, diciamo che in un primo momento, quando è stato dato al Museo di Taranto, è inserito nei 20 musei più importanti d'Italia, il quarto per affluenza di turisti e visitatori in genere, sembrava, insomma, nella logica che dalle parole di Franceschini stessero seguendo i fatti. Quindi nessuno, diciamo così, in maniera anche logica si aspettava che dovessero optare tra Taranto e Lecce, dovessero optare per Lecce. Cioè, francamente, io parlo per me, cioè, se fossi un ministro che deve far seguire... Ci tolgono la sede della Banca d'Italia, l'aeroporto è paralizzato, il porto... Parliamo di questo perché... No, per dire, no, cioè, dice, no, ci sta è un piano ad excludendum rispetto a Taranto, si vuole, come dire, marginalizzare, emarginare Taranto a tutti gli effetti. Io l'ho detto in consiglio comunale, sembrano come il gambero, no? Cioè, che fa un passo avanti e tre indietro. Cioè, però dire la correggo, qui noi non facciamo passi avanti, facciamo solo passi indietro. Magari fosse come il gambero. Un leggero passo avanti. E sembrava, ti sto dicendo questo qua, sembrava che finalmente avessimo trovato la persona che faceva seguire alle parole, faceva seguire ai fatti. Quindi, nella logica delle cose, nell'investimento che si stava facendo, anche delle immagini di Taranto, del brand che stava andando, gli orecchini di Taranto in diverse stazioni, cioè tu vedi questi mega manifesti, certo, anche a Torino, a Milano, quindi sembrava che stessimo andando finalmente, si sono decisi che a livello romano, oltre i vari decreti salva Ilva di cui parleremo, ci sta effettivamente. Perché proprio nell'ultimo decreto c'era tutto, diciamo, tutta una serie di provvedimenti, di iniziative che dovevano puntare sulla cultura, ma evidentemente sono rimaste carta morta, straccia. Scegliere la soprintendenza di Lecce, con tutto il rispetto per l'eccesso, perché qua lo voglio dire, non è una questione di campanilismo, perché una soprintendenza nata nel 2004 come sede supplente, diciamo così, distaccata da Bari, che non ha, con tutto il rispetto di Lecce, nulla rispetto a quello che è la storia, la cultura, i ritrovamenti archeologici che ha Taranto, cioè il Museo di Taranto è il Museo di Taranto. E avere un museo di questa importanza e non avere la sovrintendenza, per me è un controsenso, è una questione proprio di illogica. Cioè, se fosse un imprenditore, no? Uno che vuole investire, che sta andando, dice no, io mi devo dare perché voglio sviluppare il settore della cultura, no? E poi fai tutt'altro per poi deprimere quello che tu vuoi cercare di sviluppare, perché se non c'è la sovrintendenza, tutti gli archeologi e le risorse che arrivano attraverso
tanti giovani archeologi che stanno su questo territorio. Ora che non c'è più il punto di riferimento, perché possono dire quello che vogliono, un po' come l'università, no? Dice no, ma nella logica è stato quello di dire le sovrintendenze devono stare dove c'è l'università. E ho capito, mettiamo l'università. Ok, Diri. Cioè, allora, okay. Se il discorso è siccome Taranto non ha avuto l'università, non può avere la sovrintendenza. No, a Taranto, una città di 200.000 abitanti, è proprio politica il discorso di Bari che non ha voluto dare l'autonomia. Io, quindi la sovrintendenza deve necessariamente rimanere a Taranto. Io dico un'altra cosa, la realtà è un'altra, è che abbiamo una classe politica assolutamente inefficiente, incapace di rappresentarci, voi nel centrodestra e voi nel centrosinistra, perché non è possibile che noi abbiamo parlamentari di centrodestra, di centrosinistra, ex 5 Stelle, ex 10 Stelle, che assorbono i colpi in silenzio. Incassano i colpi in silenzio. I consiglieri regionali, ne abbiamo 9. Signori consiglieri, ma vi rendete conto? Taranto è abbandonata a se stessa. Questa è la realtà. Luigi, mi permette una cosa? Sì, però dobbiamo dare... Perché, no, la manifestazione di ieri, la manifestazione, insomma, della scorsa settimana, insomma, di sabato, ha dimostrato che ci sono dei segnali positivi. Cioè, se ci sono dei fermenti proprio. Se ci fosse stato un flop di questa manifestazione, io mi sarei preoccupato, mi sarei allarmato. Perché la prima risorsa, la prima cosa importante per questa città è ci deve stare questo risveglio nella mentalità dei cittadini, di tutti, non solo della classe politica, perché la classe politica se dietro non ci sta... Deri, abbiamo i minuti contati. No, perché ci sono parecchie parti. L'argomento era questo. Merita, certo. Ecco, una cosa devo dire, contemporaneamente alla manifestazione che si è tenuta sabato nella mattinata e nella serata, io ero presente ai lavori del Partito Democratico che illustravano la legge di stabilità. C'erano 4 gatti, mi spiego meglio, una 50 di persone, tolti una ventina di dirigenti, funzionari e vari supporter fissi, sì e no, le persone che erano andate a seguire le favole raccontate da Tommy Lucarella, da Pelillo e da Vico, erano una ventina. Signori del PD, ma dove dovete scappare? Dove dovete scappare? Da Taranto, dovete scappare da Taranto, per il bene di Taranto. Poi, prima di salutarci, vi faremo vedere le immagini dell'onorevole Pelillo, che non risponde alle mie domande, e di un'aggressione verbale subita da un certo De Gennaro Antonello, mi pare direttore di una testata online, mi pare che si chiami il corrieredelgiorno.net. Vabbè. Allora, andiamo da Joseph Di Mauro, titolare della Joan Tour. Allora, Joseph, certamente, dicevo, voi vendete i prodotti appunto turistici, l'offerta turistica di altre realtà. E sicuramente tu, Joseph, da buon tarantino, dici, ma che peccato, noi abbiamo dei tesori e li teniamo nascosti nel cassetto. Mai valorizzato, Luigi. Spero che qualcuno si svegli. Come hai ben menzionato prima, la classe politica deve farlo, perché se c'è qualcuno che continuerà a valorizzare, a fare piani di stabilità per l'Ilva, dove poi di fronte abbiamo l'acquedotto romano che prima era quasi distrutto, poi per fortuna lo hanno rimesso un po' su, però continua ad essere lì abbandonato a se stesso. Non vengono creati dei percorsi dove il turista che viene a Taranto, cioè, non ha un percorso da seguire, cioè va allo sbando. È vero che quest'anno noi ogni volta che andiamo ad aprire la nostra agenzia passiamo sempre dalla discesa Vasto, dove solitamente si parcheggiano i pullman appunto per i turisti che vengono a trovarci, e c'è stato un incremento, però non è ancora sufficiente quello che è stato fatto. I tour operator, come diceva bene prima Irene, prima di vendere il nostro prodotto devono informarsi. Se non ci sono attività locali che possono accogliere il turismo, non
si ingranerà mai la marcia giusta per, insomma, per far muovere un po' di economia qui a Taranto. In altre città ci sono vie prettamente per negozi locali dove lo studente, dove il turista scende, si diverte. Qua a Taranto non c'è nulla. Ecco perché poi magari si preferiscono altre realtà. Il nostro mare è stupendo, purtroppo non ci sono le strutture alberghiere per accogliere questi turisti. Quindi qualcuno dovrebbe fare qualcosa per costruire, per mettere in condizioni noi, perché il nostro sogno non è da noi che abbiamo aperto, insomma, da un anno la nostra agenzia. Il nostro sogno non è quello di vendere da ora a 50 anni Parigi, Roma, Londra. Noi vogliamo vendere il nostro territorio, vogliamo far crescere la nostra economia puntando su quello che noi abbiamo, che non è stato valorizzato, e sperando che un qualcuno si svegli e dicano: ok, oggi stanziamo questi soldi per il museo, sì, è stupendo, però ci sono tante altre realtà che potrebbero essere valorizzate. Certo, come ogni giorno, per esempio noi qualche mesetto fa furono fatti dei lavori proprio in via Oberdan, degli scavi, dovevano rifare l'asfalto. Sono stati ritrovati altri scheletri delle catacombe, cioè sono sotto i nostri piedi. E si mette l'asfalto sopra. E si mette ovviamente l'asfalto sopra. Vi dico che tra qualche giorno ricominceranno in un'altra zona di via Oberdan i lavori dell'asfalto, perché hanno fatto prima. E uscirà di nuovo. Vi garantisco che uscirà qualcos'altro. Allora, ragazzi di Taranto, forze sane. Se escono, se verranno fuori, lo sentirete su questo canale. Benissimo, benissimo. Se verranno fuori, come sicuramente avverrà, questi resti reperti archeologici, sapete cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo incatenare lì davanti per difendere, per far sì che queste risorse non siano sotterrate per l'ennesima volta, ma possano brillare nella loro forza storica. Irene, se tu un giorno così impazzissi e diventassi sindaco, lo vorresti come assessore al turismo, Joseph? Me l'hai già fatta la scorsa volta. Anna, c'è Anna, no, dai. Chiariamo che è solo un sogno di Abate, non il mio. No. Non vorrei. Non il mio. Però sicuramente è una validissima persona. Diciamo che sarebbe giusto affidare gli assessorati a persone che magari sono esperti o che comunque hanno una conoscenza quantomeno un po' più approfondita del settore. Io invece sai cosa farei? Per la par condicio, per il rispetto delle quote rossa, farei Joseph assessore al turismo e Anna De Vincentis al marketing territoriale. E abbiamo fatto mezza giunta. Poi Irene fa il sindaco, Ernesto assessore alle finanze. Anche il contrario sarebbe molto meglio, Luigi. Lei assessore e io al marketing. No, diciamo, tutti e due assessori, due branche. Non puntiamo a questo, noi vogliamo solo E vi dico anche un'altra cosa. Se, come corrono voci, il candidato sindaco potrebbero essere o Gianni Azzaro o Lucio Lonucce, io mi informerò, prenderò la cittadinanza americana e mi candido presidente degli Stati Uniti d'America. Guarda che ti prendono sul serio poi. Ecco. Se poi dovessi vedere candidati sindaco Francesco Cosa o Jonathan Scasciamacchia, io partecipo a Mister Universo. Va bene? No, per carità, non me lo nomini, per carità, già è bastato averlo visto sabato, per carità, guarda per carità, sì, ma proprio una, vabbè, allora, era sul Mister Universo, vabbè, ma ecco. Scusa, fammi capire, tu stai aspettando che io devo fare l'avvocato difensore di Pelillo, no, di Azzaro? No, per carità. Sono politicamente indifendibili. Tu sai che, voglio dire, ci conosciamo da un po' di tempo e sai anche la mia storia, sai le mie vicende legate al PD. Però sicuramente, per quello che stavo dicendo prima, l'assessore al turismo. Ecco, prossimo. L'assessore al marketing. Bisogna fare i conti, oltre che con la classe politica, anche con la classe imprenditoriale, certo, e dirigente di questa città. Perché anche quando ci sono le infrastrutture tipo il Distripark,
o l'Agromet, no? E quello è il compito della politica, farsi creare le condizioni, le infrastrutture per far sì che questa città diventi appetibile per l'imprenditore che vuole investire. Ok. Se l'imprenditore, perché a Taranto è nata una foltissima classe, ma di prenditori, Arsenale prima e Italsider dopo, quindi l'investimento facile, la commessa. E politica sempre. La mentalità imprenditoriale, cioè il consigliere comunale, per dire, non fa l'imprenditore. Cioè io con tutta la buona volontà, magari io ho delle idee buone, ma okay, non ho, voglio dire, lo spirito, diciamo, okay, dell'imprenditore o i capitali, altrimenti non faccio più il politico perché sarebbe un conflitto di interessi, okay, enorme. Quindi buon viatico al nuovo assessore, però trova anche qualche imprenditore. Ma ora l'assessore Deri, mi aiuti, ce ne vuole. Deri, l'assessore al turismo, è un po' di soldi, l'assessore al turismo, chi è Scasciamacchia? Sì, è una delega che sta di internet. Ma si vede, ma non... Cioè, sì, c'è, ma non si vede. Vabbè, parliamo delle cose in positivo. Parliamo del nulla politicamente parlando. Parliamo del nulla politicamente parlando. Che c'è stato. Vabbè, parliamo vabbè. Del futuro. Parliamo con Anna. Allora, benissimo. Questi sono tanti giovani, Luigi. Benissimo, se benissimo. Guardiamo con la faccia all'indietro, siamo messi male. Pure Scasciamacchi e cose sono giovani, ma sono vecchi dentro, politicamente parlando. E allora, Anna De Vincentis. Allora, parlavamo dell'offerta del territorio. Io dico che abbiamo tante realtà locali che però non vengono sfruttate, ma anche con poco, no? Ci sono problemi più grossi, per carità, però situazioni di difficile superamento, difficili da superare. Ma io penso, se noi per esempio rendessimo, non dico abbattiamo il muraglione, perché quella bellezza battiamo il muraglione, non si può sentire. Non si può sentire. È come se andassi a Firenze e dicessi abbattete le mura. Il muraglione è stato costruito per difendere la città. Però il muro di Berlino non ha battuto. Il muro di Berlino. Vabbè, allora mettiamola così. Rendiamo visitabile. È come distruggere le anfore trovate sotto. Però allora rendiamo visitabile periodicamente quanto è contenuto, certo, all'interno del muro. Se facessimo dei servizi navetta da Taranto, dalla città alle isole Keradi, se promuovessimo queste ricchezze, per esempio il parco di Saturo, il parco archeologico di Saturo, che è bellissimo ma è poco valorizzato, è poco pubblicizzato. Ecco, ma queste cose anche nel piccolo non sarebbero già un'offerta? Allora, certamente sì. Oltre noi, io conosco tantissimi ragazzi, davvero nostri coetanei, che si danno da fare per poter valorizzare quelli che non sono i nostri insomma, punti forti, come l'ipogei, insomma. Io conosco tanti nostri coetanei che fanno le guide all'interno degli ipogei, o ancora, insomma, da soli, con le loro risorse, cercano di valorizzare il territorio. È ovvio che nel nostro piccolo, noi siamo piccoli imprenditori, ci diamo quello, insomma, cerchiamo di dare il nostro meglio. Però poi io sono un po' scoraggiata oggi, a differenza dell'altra volta, perché in questo mese abbiamo avuto due avvenimenti catastrofici. Il decimo decreto ammazza Taranto, abbiamo avuto... Devi guardare in favore di telecamera. Va bene. Sennò poi non ti facciamo assessore al marketing. No, il decimo decreto ammazza Taranto, abbiamo avuto la soppressione della sovrintendenza. Ma quanti di noi sanno che la sovrintendenza tarantina ha circa 130 anni, che fu fondata dall'archeologo Luigi Viola? Non lo sanno. Quindi alla fine erano 300 i manifestanti, ma se tutti lo sapessero forse dovevamo essere in migliaia. Perché come cavolo può essere che il tarantino rimane a casa a non manifestare per questo grave torto che ci viene fatto? Ripetiamo, la sovrintendenza è stata fondata? È stata fondata da Luigi Viola. Benissimo, ora noi sai cosa facciamo? Andremo dai nostri consiglieri comunali, lui già lo sapeva, da certi assessori, andiamo da Cosa e da Scasciamacchi e chiediamo: sai da chi è stata fondata la sovrintendenza? E sentirete i pesci. Ne diamo quattro alternative, almeno 50-50, sì. Diamo qualche... Sa che ha circa 100 l'aiuto da casa. E quindi il nostro territorio viene messo nelle mani, con tutto rispetto, di una sovrintendenza nata nel 2004, quindi 10 anni fa.
questo veramente è da, non lo so, da rimanere scioccati di fronte a questa notizia. Ecco perché noi ci possiamo mettere del nostro, possiamo insomma invogliare i nostri coetanei a darci una mano, perché sinceramente al di là il mio obiettivo è questo, di giovani tarantini volenterosi come noi che possano darci una mano per realizzare il nostro progetto, è quello degli incami. Ma se poi giungono queste notizie, ma noi cosa possiamo più fare? Ok, abbiamo il Marta, ma il Marta deve essere, anche perché nella nota del ministero non viene spiegata la ragione, cioè viene spiegato che Taranto viene soppressa per dare una motivazione. Cavolo, ci state togliendo una cosa importante, almeno diteci il perché di questa razionalizzazione e non si è capito bene. Quindi insomma cerchiamo di migliorare questo. Vi preannuncio, così la classe politica tarantina incomincia a tremare. Sapete la vicenda del mio licenziamento? Beh, quella situazione lì ha creato, ora ce ne andiamo un attimo in pubblicità, ma prima ve lo voglio dire, ha creato un'idea, una coincidenza, poi ve la racconterò. Partirà, non so quando, ma comunque in tempi abbastanza brevi, un nuovo format. Si chiamerà Attenti a quei due. E uno dei due, non vi dico chi sarà, ma si chiamerà Francesco. Poi vedrete cosa succederà. Rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo, ci stiamo occupando di risorse naturali, patrimonio storico della nostra città, e turismo e marketing. Quel format che dovrebbe nascere, non lo chiameremo Attenti a quei due, anche Occhio a quei due, perché Attenti a quei due fu un format in altre emittenti che non ebbe, secondo me, un grosso successo. Io mi ricordo di un famoso telefilm, Roger Moore e Tony Curtis erano Attenti a quei due. Ma c'erano anche sta schedaccia. Però si chiamerà, bella musichetta, ecco, però l'altro, famosa, uno dei due, di io e l'altra persona che si chiamerà, che si chiama Francesco, Cosa succederà? Non era Francesco Cosa. Francesco Cosa succederà? Secondo me Cosa, con tutto il rispetto, non è telegenico e forse neanche politicamente adeguato. Politicamente. Boh. Bene, riprendiamo il nostro giro d'eri. Ma un'amministrazione comunale, no? Cosa potrebbe fare di più? Cosa con la C minuscola? Dovrebbe fare di più per indirizzare, no, gli sforzi verso il perseguimento di questi obiettivi. Dimmi prima quanti minuti c'ho, così mi reggo. Tre minuti. Allora, tre minuti. Ci puoi stringere. Tre minuti. Ora allora, parte il countdown. Allora, il sindaco Ezio Stefano nel 2007 subentra in un momento catastrofico di Taranto, che era quello del dissesto. E nella prima consiliatura di questi 5 anni si sono dovuti mettere dei soldini da parte per cercare di sanare questo famoso debito. Sempre la telecamera. Questo famoso debito che sembrerebbe in dirittura d'arrivo, perché dopo i primi 2 gradi di giudizio ora la Cassazione darà, diciamo, il colpo finale, noi speriamo positivo in questo caso per Taranto, altrimenti scatterà un nuovo dissesto. Potrebbe scattare un dissesto bis, perché i 200 milioni del prestito dei BOC, rivalutati negli interessi e penali, quello che quant'altro, potrebbero arrivare addirittura a 400 milioni. Sembrerebbe, da quello come si è svolto, come si sta svolgendo gli atti, diciamo, a Roma, insomma, la Cassazione, che dovrebbe essere un esito positivo, diciamo, tutto ci fa sembrare, diciamo, sperare bene in questa situazione. Però, come si diceva prima, no? Allora, Renzi dice: il primo atto, la prima legge che io ho fatto nel 2015 è per Taranto. Taranto deve avere questo, deve avere quello. E francamente di parole ne abbiamo avute tante, proprio scritti, anche i decreti, e via discorrendo, però fatti pochi. Allora, in questa città, quello che tu dici, c'è un tavolo a Roma, no? C'è un tavolo a Roma dove si discute di Taranto.
noi possiamo protestare contro Tempa Rossa. E poi c'è sempre il sottosegretario De Vincenti. Possiamo fare. Che non è parente di Anna. No, non è parente. Perché lei è De Vincentis. Per fortuna di Anna. Per fortuna sua, se no è tutta colpa sua. La figlia del. No. Scusate, se fosse la figlia del ministro. Non stavamo mica qua. Stava qua. Sicuramente. Allora, tornando a noi, il tavolo per Taranto, cosa si deve fare di questa città? Noi abbiamo tutta la volontà, e il sindaco pure. Poi ci sono una parentesi, scusa Ernesto, no, ti faccio recuperare Ernesto. Poi ci sono altre persone che invece stanno, alcune donne, signore, mogli che stanno al CUP. Vabbè, mi è scappato, scusate. Ti è scappato pure questa. Tu vuoi togliere tutti i sassolini proprio quando sto io. Ernesto! E inviti direttamente. Ernesto! Come su di me non puoi dire niente, perché io non c'ho nessuno. Ernesto, questi sono spazi miei autogestiti, e mi levo, signori cari, non i sassolini, ma i chianconi. Ho capito perché è invitato a me, perché i chianconi non posso invitare, perché perché è una persona libera, non posso dire. Prego, recuperiamo il tempo interrotto. C'è da fare tanto per questa città, e occorre, come stavo cercando di dire prima, che sia unita la città, e questo è lo sforzo che noi dobbiamo fare, perché chiunque fosse il sindaco di questa città deve avere il supporto di tutti i suoi cittadini. Se chi rappresenta in quel momento nel tavolo istituzionale Taranto va a Roma e gli fanno vedere i giornali dove si dice sindaco dimettiti, sindaco vattene, sindaco non serve a nulla, pensa a sparare con la pistola piuttosto, è chiaro che viene depotenziato quello che potrebbe essere il sindaco che va là, che ha una città alle spalle, che batte i pugni sul tavolo, okay, e si fa però, ascoltare. Però Ernesto Deri, devo anche dire una cosa, che il sindaco va a Roma, se ne torna carico di meraviglie, di promesse, abbiamo ottenuto questo, sembra che abbia ottenuto il paradiso terrestre, poi torniamo qua e troviamo l'inferno. Senti, peggio Luigi, di prima. Se ti dicono che ci sono 800 lo so, milioni, ma io se mi dicono che ciò ci vola, io non ci credo. Sì, ma te lo scrivono, ti dicono verranno fatte le bonifiche in Mar Piccolo, arriverà l'ospedale, il più grande ospedale del Mezzogiorno, che hanno trovato i soldi, prima erano spariti, poi li hanno ritrovati, non si capisce tutta quella questione legata a questo famosissimo ospedale San Cataldo. Allora, il primo San Raffaele. Il primo è San Raffaele. Se dovesse saltare... è saltato San Raffaele, non esiste. Se dovesse saltare anche il San Cataldo... San Cataldo è il patrono. Sapete, Irene Lamanna, sapete come... facciamo il quiz a Irene Lamanna. Sapete come, a quale santo intitoleremo il nuovo ospedale? San Michele. Bravo. Hai visto, indovinato? Si capisce. Allora, lui è il re degli ospedali dopo mancati. Dopo questa parentesi che non si era capito il riferimento, possiamo dire quello che io posso auspicare come tarantino, no? È poter avere, noi l'abbiamo chiesto parecchie volte, di andare a fare anche un consiglio comunale a Roma. Convochiamo, abbiamo detto al presidente del consiglio, dice scusa, noi vogliamo andare a Roma perché noi facciamo la diretta, ci sentiamo qui a rappresentare i cittadini di Taranto. Io sono stato votato da alcuni cittadini di Taranto e mi sento francamente depotenziato dal poter esprimere la mia, poter andare a Roma, scusate, basta massacrare questa città che ha già dato, ha dato con la Marina Militare, quindi in termini di difesa, ha dato l'acciaio, ha dato malattie a profusione, non ne sappiamo più quanti malati ci abbiamo in ogni famiglia, basta. C'è la possibilità per questa città di avere, diciamo così, per il momento parallelo, uno sviluppo parallelo che possa devo il turismo, interrompere la cultura bruscamente. Ma per fare questo, prima di Irene Lamanna, che ci vogliono i giovani, quindi benissimo, detto benissimo Anna. Ernesto Deri, un attimo. Prima di Irene Lamanna c'è un breve inciso di Anna. Un breve inciso che magari andiamo anche fuori tema, ma in realtà prima di spendere 800.000 milioni di euro per costruire un altro ospedale, perché non si va a poter. Sono 190 l'ospedale. 800 sono tutto il pacchetto complessivo. Vabbè, c'è abbiamo quello che sia. In cui quest'estate sono andati in ferie dei reparti ed hanno chiuso, ci stiamo a preoccupare di costruire un'altra struttura invece di potenziare l'esistente, quella che già abbiamo. Quindi per me è un'assurdità questa. Ok. Irene Lamanna, intanto la ringraziamo per averci ospitato in questa struttura nel BB Albergo Lamanna.
Se un giorno faremo pace con Pelillo, mai, magari mi inviteranno a casa Pelillo. Però non faremo come casa Vianello. Non ti allora, mai. No, no, ma io non ci tengo proprio. Sto bene in casa mia e sto bene nel BB Albergo La Manna. Allora, Irene La Manna, Irene, tu rappresenti, oltre che la titolare di questa struttura, rappresenti, sei la presidente di un'associazione, l'Associazione Taranto Turismo, che fattivamente collabora con le istituzioni, con il territorio, che difende il territorio. E sei partita dal presupposto che dice sì, ci sono tante difficoltà, ci sono tante criticità, però sediamoci a tavolino con i soggetti istituzionali e vediamo quello che si può fare insieme, noi come associazionismo e voi come istituzioni. Beh, io devo dire che ormai noi siamo sul territorio come Associazione Taranto Turismo da 15 anni ormai. E il supporto di tutto ciò che la Taranto Turismo ha fatto in questi anni purtroppo non è arrivato dalla politica, ma non l'ho neanche cercato perché sapevo che non sarebbero stato in grado di darmelo, ma è arrivato unicamente dalle istituzioni. E per istituzioni intendo comune, non la parte politica, intendo proprio il comune, l'ente civico. Le istituzioni, le forze dell'ordine, quindi polizia, carabinieri, polizia locale, AMAT, AMIU, cioè tutte alcune marina militare, alcune istituzioni in senso stretto, altre istituzioni indubbiamente legate alla politica locale, che di concerto con la nostra associazione sono riusciti ad ottenere stranamente in breve termine degli ottimi risultati. Faccio un breve esempio: quest'estate noi avevamo chiesto, in occasione di un campionato nazionale che stavamo organizzando sul territorio, il rifacimento di un marciapiede, perché insomma, arrivando 1200 turisti, far trovare un marciapiede rotto, oltre ad essere, a non essere un bel bigliettino da visita, era pericoloso. Anche pericoloso, perché il turista si sarebbe potuto fermare e chiedere danni a un comune che probabilmente andrà in dissesto per la seconda volta e deve pure risarcire. Auguriamoci di no. Peggio per noi, voglio dire. Certo, ma indubbiamente. Auguriamoci di no. Allora, però, che trasmissione pessimista. No, per carità. Non siamo però, i gufi. Madonna, io sono pessimista, però. I gufi sono... Anzi, al contrario, abbiamo ottenuto che i lavori pubblici non ce lo potevano fare, il risultato l'abbiamo ottenuto uguale, in termini, ovviamente, in tempi ovviamente più brevi. Ma fondamentalmente io mi rendo conto che probabilmente i vari assessorati che dovrebbero dedicarsi allo sviluppo delle diverse attività hanno una loro metodologia nel voler sviluppare a rilento. Se ce l'hanno la metodologia, se non tirano a campare. Almeno quella del rilento, del lento sviluppo dei lavori, ovviamente per poter arrivare poi a svilupparli sotto elezioni. Però così il nostro territorio non cresce, perché ritengo, può darsi che mi sbaglio, però una cittadinanza soddisfatta dell'operato fatto in 5, in 7 o in 10 anni è sicuramente una cittadinanza che probabilmente cresce insieme al contesto politico. Io non voglio e non mi va di parlare di sinistra o di destra, perché ognuno nel cuore porta le proprie ideologie. Le proprie ideologie. Io posso tifare per la Juve piuttosto che per l'Inter, ma è un problema. Per chi tifa? Per chi tifi? Non si dice. È vero, sapevo che sono Juventus, l'ho fatto anche per la Juve. Benissimo, ho fatto anche la trasmissione per il tardi, innanzitutto, però la Juve è la Juve. E quindi indubbiamente penso che l'obiettivo che si debba porre la politica deve essere quello della soddisfazione crescente del territorio. Sono assolutamente d'accordo con Deri quando sostiene e sottolinea che è la capacità imprenditoriale che fa muovere la politica. Infatti ho appena finito di dire che mi sono rivolta alle istituzioni e le cose le abbiamo ottenute, ma bisogna anche saperle chiedere, bisogna anche saper essere incisivi al punto giusto per farne comprendere la necessità. Quando tempo fa abbiamo richiesto la possibilità di sviluppare su Viale Ionio un parcheggio grandi eventi durante determinati periodi dell'anno, non ci è stato dato targato un 2 di picche, perché effettivamente dal punto di vista del marketing territoriale si è reso necessario e intelligente la richiesta. Ora non voglio essere presuntuosa, perché non è stata una mia richiesta ma dell'associazione,
per quell'evento, ma non solo, un'occasione che non solo crea ordine e un bel biglietto da visita al territorio, ma contemporaneamente rifocilla le tasche del nostro comune. Ti blocco un attimo, scusami se mi permetto, ma il territorio con il turismo si sviluppa perché c'è un incoming non solo di persone, ma di denaro che viene da fuori. Ma non ci stiamo a formalizzare, quello che servono sono i soldi. E se ce lo ristagniamo tra noi, l'economia del territorio non cresce. È quello il problema. Sia dal punto di vista imprenditoriale, sia dal punto di vista comunale. Il comune è comunque un'azienda che comunque deve essere alla azienda, fine. Insomma, quando bisogna dare, voglio dire, servizi che quando tagliano i costi e dici devi aumentare le tasse per garantire quei servizi, allora sai. Un imprenditore che dice io devo tartassare i cittadini, allora io cercherei di non tartassare i cittadini cercare di regolare comunque servizi cercare di pagare il debito che ha fatto qualcun altro che non ho fatto io. Questo è per i turisti, non è per io. Non è un'azienda, io penso che il pubblico deve fare il pubblico e il privato deve fare il privato. E devo fare il conduttore e devo stopparvi. Intanto vedete questo bel buffet che è stato così generosamente offerto a noi qui presenti dal BB Albergo La Manna, vedete, Tarallini, Irene La Manna, aiutami, cosa c'è? Ma è un breve aperitivo snack per la nostra convivialità, Tarallini. Insomma. Grazie. Allora io vado. Il bello della diretta, ci facciamo un bel brindisi? Ecco qui. Alla salute di Taranto e alla faccia di chi ci vuole male. Eppure alla faccia di chi mi voleva fare fuori dalla televisione. Bene, e allora Joseph Di Mauro, titolare della Joan Tour, non è facile in questa città rimanere e non è facile fare impresa, però tu, come d'altronde Anna De Vincentis, in età davvero tenera, giovane, avete deciso di puntare su voi stessi. Ricomincio da me, direbbe Alessio De Diargec, quando stava nei Diargec. Voi avete puntato su voi stessi, siete ripartiti da voi stessi. Un monito per i giovani, cioè lottare per affermarsi qui. Sicuramente noi abbiamo deciso di seguire la nostra passione, perché non ci siamo improvvisati, non ci siamo alzati un giorno, abbiamo detto non abbiamo un lavoro, non sappiamo cosa fare, ci apriamo un'agenzia di viaggi. Quindi tu ce l'avevi nel DNA. Io ho iniziato proprio da piccolissimo, quando ancora non avevo la barba, Luigi. Quindi penso sì. Un po'. Ecco. Ma ora abbiamo detto che è finta. No, me la cresco solo per sembrare un po' più grande. Ecco. Perché spesso ad interfacciarmi con persone. Però l'età di Joseph non la diciamo. Nessuno la sa. Però spesso ad interfacciarmi con persone più grandi non sempre vengo preso sul serio. E quindi purtroppo. Contano i risultati. Scherzo, perché non c'è tempo di farla. Perché è una bellissima agenzia, la Joan Tour. Grazie, Luigi. Via Oberdan 65. E io verrò con voi il 27 a Londra. Vedete? Purtroppo sono i testimonial. Noi il come? Nostro negozio ma proprio pessimista, avevi ragione. ogni cosa che viene detta c'ha una battuta. C'è qualche politico che mi vuole male peggio dell'ISIS. Allora andiamo sul sicuro a Londra. Allora noi ci occupiamo appunto di viaggi di gruppo. Noi ci occupiamo, Luigi, come ben sai, di viaggi di gruppo e prendiamo il Tarantino e lo portiamo fuori. Come accennavo prima, il nostro desiderio è prendere il turista a Londra, straniero. Euro 250. 250 no. Euro, vabbè, dai, non scendiamo nei dettagli, sennò poi troppa gente, non si... Andate ritorno. No, perché abbiamo chiuso le prenotazioni. Abbiamo chiuso le prenotazioni perché siamo già moltissimi e quindi... Per la domenica con 20 euro si va sulla Nile. Esatto, tutte le domeniche. Quello, sì. Insomma, facciamo appunto da tanti anni questi pacchetti turistici e il nostro desiderio è fare al contrario, ovvero sponsorizzare il nostro territorio agli stranieri. Sicuramente se qualcuno ci darà una mano, perché essendo molto giovani
Già quel poco che avevamo lo abbiamo speso per aprire la nostra attività, i mobili, i computer e quant'altro, paghiamo le spese che ci sono mensilmente. Abbiamo già assunto un'altra ragazza, però c'è da dire questo, abbiamo iniziato in 2, ora siamo già in 3, e tra qualche giorno, insomma, il giorno 9 febbraio facciamo un anno, Luigi. Ah, quindi mancano bello. Pochi giorni. Sono esatto, contento. Esatto. Farete una festicciola? Guarda, siamo ancora indecisi sul farsi, Luigi. Però vi terremo aggiornati eventualmente. Anzi, ora che andiamo a Londra faremo dei piccoli video e li manderemo nei miei programmi. Che ne dici? Ah, sì, certo, Luigi, mi fa piacere. Faremo quello di Londra, poi magari anche degli altri viaggi piano in cui piano. Sarei presente. Che dire ai giovani tarantini? Seguire la propria passione, crearsi un futuro, non pensare che solamente andando fuori, perché tanti nostri coetanei vengono da noi. Joseph, mi fai il volo per la Germania? Cioè, ormai il boom della Germania. Vanno ovunque questi ragazzi. Ma comunque io sono stato con voi a Berlino. Esatto, a sei stato con noi a altro Berlino, testimonial. Ecco, poi mi darete il gettone. Ma perché ritorni sempre da noi, Luigi? Perché siete vincenti. Ah, ecco, dai, mi fa piacere, perché sennò uno non se lo spiega. Pensa che te li regaliamo noi. No, gli altri. Ecco. Se voi volete regalarli, li accetto. Ci pensiamo, Luigi. Dai, tanto sei sempre molto gentile con noi. Quindi non ti preoccupare. Quindi, cosa diciamo ai nostri cosani? Credere nel nostro territorio. L'importante è che attendiamo tutti noi, che ci sia un qualcuno che risvegli quello che noi abbiamo. Se qualcuno, come dicevi prima, le isole, c'è solo l'AMAT che fa avanti e dietro, è vietato lo sbarco delle proprie barche, forse perché è piccolina l'isola, ok. Però se creiamo un messaggio pubblicitario, vieni a Taranto, che oltre il museo, le belle spiagge, eccetera, ci abbiamo anche le isole. Oppure oltre quello ci abbiamo quell'altro ancora, la città vecchia. Insomma, le persone avrebbero più motivazioni stimolo, e stimoli certo. per venire. Che ne sappiamo, magari un giorno avremo. Non sapremo più dove mettere le persone. Avremo il bisogno di costruire ancora più strutture. Consentimi un attimo uno spazio. Diciamo che Taranto è la prima città in Puglia visitata grazie al Castello Aragonese e grazie alla Marina Militare, che ce lo rende fruibile. Meno male. Immaginate se l'avesse avuto il comune, come sarebbe stato rovinato. Immaginiamo un porto. La Marina Militare che c'ha le isole. Benissimo. Immaginiamo un porto che non sia solo mercantile. L'isola di San Paolo l'ha ceduta al comune, che ancora non abbiamo capito di che vita. Ma c'è la sdemanializzazione. È stata sdemaniata. Allora, stanno in progetto per darla al demanio regionale, e poi il demanio regionale dovrebbe darla al comune. Però l'isola di San Pietro ha dato la possibilità di accesso ai civili sull'isola di San Pietro. Una parte ovviamente di San Pietro. Questa possibilità è stata estesa a cani e porci, e chiaramente la Marina ovviamente non può aggiustare, sistemare e mantenere qualcosa che poi viene distrutto dai civili incivili che sbarcano sull'isola di San Pietro. È questo il discorso. Lì all'isola di San Paolo c'è il fortino napoleonico e nessuno se lo puntino iniziale e a finale, ci siamo capiti, scusate se lo fina. Meglio. E allora Anna De Vincentis, questa vostra attività, questa passione, questa anche il rapportarsi col territorio, questa la clientela tarantina, come cosa vuole, che difficoltà? È difficile. In che modo potrebbe stimolarla? Non di poteva più? Essere diversamente. Allora, vi sentite anche un po' soli, perché nel senso che un supporto istituzionale certamente favorirebbe la vostra attività questo di agenzia. Questo l'abbiamo ovviamente detto, estradetto e ridetto. Noi cerchiamo di fare il nostro, quindi cerchiamo quello di fare ciò che possiamo nel nostro piccolo. Io quello che noto è che anche nei vari gruppi su Facebook, il tarantino, non il tarantino medio basso, il tarantino vero ama la propria città, ok? Quindi farebbe di tutto. È un po' uno spirito dentro, anche quando si va via, Taranto rimane sempre nel cuore. Quindi lo vedo in questa anche nei tarantini fuori sede, nei miei amici, quando tornano a casa, per loro è come se tornassero, insomma, nel recuperassero un pezzo del proprio cuore. Possono quindi parcheggiare in doppia fila, per esempio. No, quando stanno fuori Taranto dicono Deri, non interrompiamo che abbiamo 5 minuti, pensi un po'.
Io penso questo, che ragazzi, datevi da fare, abbiamo capito, il lavoro non c'è, le istituzioni non ci sono e questo non c'è, questo non c'è. Questo però non deve essere un ostacolo per la realizzazione dei nostri progetti. Io e Joseph ne sono un esempio. Fuggire non serve a nulla, non è quella la soluzione. Ho 25 anni, lo dico, nei 5 anni precedenti ho fatto la studentessa di giurisprudenza qua a Taranto, non sono voluta andare via e ho lavorato per pochissimo, pur di far gavetta e pur di accumulare quei piccoli fondi necessari. Studiavo tante ore, cercavo di prendere borse di studio, cercavo di lavorare, facevo tripli lavori, insomma mi davo da fare. Quindi abbiamo capito che questo non c'è, però è anche vero che molti giovani li vedo proprio abbandonati al proprio destino, miei coetanei che non hanno un'idea, non hanno un'idea di quello che li circonda, di quello che vorranno fare da grandi, eppure noi siamo gli artefici del nostro destino, quindi è facile lamentarsi delle istituzioni e tutto. Però poi... ovviamente non ci sono, ma non c'è neanche la mentalità. Il tarantino vuole la pappa, bella e pronta, vuole andare a lavorare all'Ilva, vuole il posto di lavoro fisso. Il posto di lavoro fisso non c'è, basta. E vogliono, c'è che vogliono tutti la manna, che non è lei ma la manna, quella la manna. Sì, sì. Quindi dobbiamo creare noi il tarantino. E non è vero, comunque posso dire questo, il tarantino viene, ha voglia di conoscere, ha voglia anche di spendere, perché saremmo ipocriti a dire ciò. Quindi voglio dire, le risorse ci sono, seppur poche latenti ci sono, okay. Quindi cerchiamo di svilupparle, ecco, okay. Quindi anche abbiamo 30 secondi per ciascuno, un minuto diciamo, pensierino buono o cattivo, riflessione o auspicio o maledizione? No, scegli tu. Maledizione no. L'auspicio è quello di formare una classe politica nelle prossime amministrative sicuramente di un livello medio-alto, quindi diciamo tagliando un po' di quello che comunque c'è, perché c'è tanta gente buona, valida e operativa, come Deri, che non perché è presente, no, è vero, ma come ne abbiamo avuti altri, e purtroppo c'è tanta gente incompetente, quindi sicuramente questo, e sicuramente l'imprenditoria, quella un po' più anziana di loro, quella un po' più ferrata sul territorio, deve ovviamente essere un po' più presente. Un appello io quasi quasi lo faccio anche alla mia ex Confindustria, che purtroppo non è presente ai tavoli istituzionali romani, e non è per colpa della Confindustria tarantina ovviamente, ma perché purtroppo non viene invitata. Quindi sarebbe importante per il nostro territorio la presenza della nostra Confindustria direttamente a Roma. La vedo bene da sindaco. Ernesto Deri, le conclusioni. Beh, senti, allora, di Taranto si dice da sempre molle Tarentum, ecco, no? Poi ci sono questi detti anglosassoni del Tarantino medio che dicevamo prima, è c'è meno futta a me, beh, oppure c'è step a me, questo è l'anglosassone Tarantino. Allora dobbiamo svoltare. Ho fatto la fatta tua. Svoltare anche questo. Anche a te lo dicono spesso. Però io mi faccio i fatti degli altri. Bravo, fai bene. Dobbiamo cercare di creare la mentalità giusta, e quindi ben vengano questo entusiasmo della gioventù che ha voglia di fare, rimborcarsi le maniche e darsi da fare, ma è lo spirito giusto. Di cercare di valorizzare e soprattutto che non aspettare altri che devono e fare e sfruttare anche ogni possibile fonte di finanziamento regionale, nazionale comunitaria. Mio padre, se ci vuole, insomma, è vero, nei limiti, ma ci vuole soltanto un anno per avere una risposta. Appunto, mio padre per non parlare di quella presa per i fondelli che si chiama Garanzia giovani, un'altra presa per i fondelli. Questo ci passa la regione e quello gli danno. Che cosa può essere? Un sostegno al reddito? Chiamalo come vuoi. Stanno parlando anche dell'assegno di cittadinanza e vi discorre. La crisi è crisi. Che c'è crisi, che ci sia un mondo globalizzato, che ci sono da inventarsi il lavoro, quello è sicuro. Okay. Ma la speranza è che ci sia da parte dei tarantini, e la manifestazione che c'è stata sabato, lo ripeto, dà questo segnale che c'è la voglia di voler fare qualcosa, guai se non ci fosse,
Dopodiché siamo tutti cittadini, sia parte politica che istituzioni, che quello che butta la carta o quello che porta a passeggio il cane, gli fa fare la pupù e non la raccoglie. Allora, quelli siamo tutti tarantini, dal politico all'ultimo che sporca questa città. Ok. Le conclusioni, Joseph. Intanto, dove si va domenica? Domenica andiamo a o a Camigliatello Silano o a Villaggio Palumbo, dipende dove c'è neve, insomma. Bello. Siamo preparati. Io ci mi devo mettere, se vengo mi devo mettere di dopo sci. Dopo sci, perché l'altra volta, e guanti, se tu ricordi, andai con queste l'anno scarpe. Scorso, ecco. Quando venisti con e Volturino, Sirino, Volturino, Vigiano, niente. Monte Sirino, Vigiano, Vigianello, Lagoraceno, facciamo un sacco di se vai esatto, da quelle parti io vengo volentieri. Che dite, facciamo un polifemo sulla neve? Sì, dai, da Vigiano? Ovunque sia. Perché poi facciamo pubblicità alla Basilicata. Ah, beh, guarda, quasi quasi preferirei più essere assorbita dalla Basilicata, allora, piuttosto mamma, che da lei. Diri. Diglielo. Tu lo stavi dicendo. No, allora, la proposta per avere il porto e l'aeroporto è annetterci alla Basilicata, cioè ritornare a diventiamo tutti lucani. Diventiamo lucani, ci abbiamo università, porto e aeroporto. Pensa un po' il caso della vita, no. Cioè loro erano pugliesi prima e ora di noi diventiamo non c'hanno, no, in Basilicata non c'è l'aeroporto e non c'è il porto. Noi potremmo dare il porto e l'aeroporto e permettetemi la battuta, non hanno pelillo come parlare. È un fatto storico, non ha perché è stato eletto in Puglia. Ma non è un cubilano. Glieli faccio venire io a lui. Soprattutto alle conferenze stampa. Magari un porto che non sia solamente mercantile, ma che sia anche turistico. Bravo, magari un attracco di crociera, che sono il business dove migliaia di persone settimanalmente scendono, visitano quello che c'è da visitare. Autobus che prendono, accompagnano, fanno vedere il territorio, posti di lavoro in quantità, gente ricca, perché comunque non chi fa crociere comunque si concede di spendere qualcosina in più. Beh, so può permettere. Chi lo sa, magari anche l'aeroporto. Qualche ecco. anno fa, traghetto anno per fa, Patrasso, ci stiamo sforando. Fa niente, questo è importante dire. Gli inserzionisti mi uccidono. Qualche anno fa, quando c'era un altro presidente del porto, a Taranto dovevano attraccare le navi della MSC Crociera. E poi? Che poi, purtroppo, non diciamo chi, ha detto ma loro ci pagano solo tot, i cinesi, curdi, con gli scatoli, ci pagano molto di più. Non possiamo dire ai cinesi tornate indietro per far arrivare la MSC. Quindi non è colpa del porto o dei fondali, è anche un po' colpa dell'intera organizzazione. Anna De Vincentis. Allora, io spero che la prossima volta che ci inviterai. Anche l'aeroporto. Anche l'aeroporto. Però del nostro piccolo, spero la prossima volta che ci inviterai avremo un progetto concreto da presentare. Ah. Perché, tra virgolette, quello è il nostro obiettivo. E quindi, non so, stampare, come ti dissi l'altra volta, stampare quel famoso catalogo. Anche il sindaco di Crispiano si era offerto. Sì. Doveva venire, ecco, saluto l'amico Egidio Ippolito, doveva venire questa sera, però ha una bronchite frutto della stagione. E quindi salutiamo con un applauso il buon Egidio, il migliore sindaco secondo me della provincia ionica e non solo. Magari lo avessimo a Taranto. 100 Stefano non farebbero un Ippolito, pensate un po'. E fare i conti con la realtà. Ma pensavo a Ippolito e pensavo alla mia telenovela preferita, Il Segreto. Penso che anche Ippolito del Segreto sia meglio di Stefano. Ilva, lo conosci Ippolito? Ci siamo ingoiati. Quello del Segreto. Certo, lo conosco. Che ci siamo ingoiati. Tembarossa. Ippolito Miragnano. Arriva Tembarossa. Tembarossa, abbiamo detto sempre no. Eppure arriva Tembarossa. Purtroppo. Per tutti gli amici del PD, tutti gli amici tuoi. No. Tu vieni dal PD. Me ne sono andato. In tempi non sospetti. Ponti d'oro. Al nord Freccia Rossa e a noi Tempa Rossa. Grazie Renzi, grazie. Allora, dicevamo, quindi Anna ci porterai queste, ci porterete. Spero, perché questo è tutto frutto del nostro lavoro. In realtà quello che è stato insomma il ricavo di questo anno noi lo abbiamo reinvestito per entrare in network, per farci conoscere, per avere non una realtà provinciale ma pian piano incominciare a farci conoscere. Però poi mettete
il timbro sul, no? Sul progetto. Certo. Perché non vorrei che poi qualche assessore lo copia. La sfila. Come già accaduto. Sfila, dice un'idea mia. Ecco. O lo fai proprio il copia incolla, come già accaduto. Quindi, o non capisce bene ancora in quale assessore, in quale chi lo sa. Chi lo sa. Nei cassetti dei dirigenti. Chi lo sa. Che ogni tanto tirano fuori dei progetti, dice, ma questo è un progetto del 1900. Vabbè. Bene. E allora, prima di salutarci, in cauda venenum, dicevano i latini, nella coda il veleno, vi facciamo vedere, ci saluto. Intanto ringraziamo Ernesto Deri, consigliere comunale di Taranto, Italia dei Valori, Sinistra dei Valori, la padrona di casa, Irene Lamanna, B&B Albergo Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Sono io che ringrazio voi per essere, per averci quasi quasi venuto. La farei sempre qui la trasmissione. Ma io sarei felicissimo di accoglierti. Che bella location. E ringraziamo Joseph Di Mauro, contitolare insieme ad Anna De Vincentis della Joan Tour, davvero un'agenzia all'avanguardia. Grazie. Bravi ragazzi, grazie. Veramente. E a Londra poi faremo Polifemo inglese. Ecco. Vabbè, un brindisi ai giovani facciamo. E facciamolo di nuovo. Visto che ci abbiamo questi bicchieri. E al turismo. Ecco. Al turismo. Soprattutto al turismo. Però non un brindisi. Ma la sovrintendenza non sovrintendenza. Però permettete. Beh, ci sarebbero 100 motivi per farlo. Allora. Non un brindisi. Cultura, turismo, non un brindisi. Sviluppo. A Gianni Azzaro o all'Onuce Sindaco. Questa è una mia opinione. Cin cin. Come si dite, signori, certi signori della maggioranza, come si dice a Taranto, biglia in carta e porta a casa. Madonna. Ora facciamo vedere, ora vi facciamo vedere gli spezzoni, quello che è accaduto durante la conferenza, durante un incontro organizzato dal Partito Democratico di Taranto sulla legge di stabilità, è accaduto sabato scorso. Nel primo spezzone l'onorevole Pelillo per l'ennesima volta si rifiuta di rispondere alle mie, alle mie domande e poi presenta, cita i miei post in cui politicamente lo critico e auspico una città politicamente depelillizzata. Nella seconda tranche invece vedrete delle uscite a dir poco assurde, delle improperie, parolacce, offese rivolte nei miei confronti da parte del direttore del Corriere del Giorno, ilcorrieredelgiorno.net, Antonello De Gennaro, che le cui affermazioni sono oggetto dello studio dei miei legali e quindi si procederà con querela denuncia e il risarcimento del danno andrà interamente devoluto in beneficenza all'ANT. Bene, mandiamo questi spezzoni, poi pubblicità, seconda parte poi di Polifemo sulle problematiche occupazionali del territorio Ionio. Non cambiate canale, restate con noi. Onorevole, buonasera. Senta, lei ha illustrato i provvedimenti del governo, ha parlato di cultura, a Taranto chiude la sovrintendenza, cosa ci dice? Io con lei non ho il piacere di parlare. No, lei rappresenta, è un deputato, percepisce lecitamente una lauta indennità, deve dare oltre 10.000 euro al mese, deve dare risposte ai cittadini. Noi vorremmo sapere, lei ha magnificato la cultura, i provvedimenti del governo per la cultura, a Taranto la sovrintendenza chiude. Io con lei non ho piacere a parlare. Ma io sono un organo di informazione, onorevole. E a proposito dei provvedimenti sull'ambiente, l'attuazione dell'AIA prorogata all'infinito, cosa ci dice, onorevole? E sulle ditte dell'indotto, che hanno grosse difficoltà, lei si deve confrontare civilmente e democraticamente. Non la stiamo offendendo, non c'è nulla di personale nei suoi confronti, proprio nulla, onorevole. Dobbiamo parlare civilmente? Certo, certo. Stiamo parlando civilmente. Chi è che la sta aggredendo, onorevole? Prego. Prego. Fine. 26 settembre 2015. Sì. Scusate. Lo dico ufficialmente ed è sicuro come la morte. Se l'onorevole Michele Pelillo si candiderà sindaco di Taranto, altrettanto farò anch'io e lo sfiderò per la conquista della fascia. È un fatto lecito. Posso? Prego. Prego. Appello per fare le primarie 3 ottobre 2015 affinché coloro i quali sono contro la partitocrazia si presentino alle prossime comunali con unico candidato sindaco.
Stefano e il PD che gli fa da zerbino sono alla frutta e gli elettori sono schifati, eccetera, eccetera. Continuiamo. 3 novembre 2015. Abbattiamolo, politicamente parlando, ovviamente. Se vuoi diventare anche tu, sempre in senso politico, picconatore dell'onorevole Michele Pelillo, condividi questo post ed arruolati nell'esercito di Polifemo per liberare Taranto. Obiettivo, sempre politicamente, Taranto città depilillizzata. 31 dicembre 2015. Buon anno a tutti, felice 2016. Che il nuovo anno porti a tutti voi le più belle soddisfazioni e gioie che desiderate. All'onorevole Michele Pelillo auguro solo sconfitte politiche. Speriamo in un 2016 con un Taranto città politicamente depilillizzata. Queste sono dei post che tutti conoscono, non solo lei. Ma sembra che un giornalista si comporti in questo modo? Perché lei ha determinato le mie reazioni, io l'ho sempre intervistata civilmente e lei si è negata. Signora, lei è la moglie e difende suo marito e fa bene. Segretaria? Ma le sembra? Allora, no, stiamo ragionando. Un giornalista può anche avere le sue idee. Può comportarsi in questo modo? E lei come si è comportato con me? Mi ha buttato fuori dalla conferenza stampa la scorsa volta, come no? Quello non è casa mia. Il PD, scusi, lei a che partito? Queste come a Forza Italia o al Partito Democratico? Va bene che sta facendo le larghe intese con Tamburrano, però... Sono date precedenti queste. E qual è il problema? Allora, sono critiche politiche, lecite. Io sono libero anche di candidarmi o non candidarmi. Faccia stare zitto quel signore lì che non lo conosco neanche. Se mi fate dire, non puoi... Contemporaneamente. Mi dia del lei perché io le sto dando del lei. Può contemporaneamente fare l'antagonista politico e il giornalista? No, io esprimo delle critiche politiche. Lei ha descritto qui il paradiso terrestre, a Taranto si puzza di fame, la gente muore, ma l'ha vista quanta gente c'era per la soprintendenza e qui ci sono 40 persone, l'ha visto? L'ha visti i morti di cancro e gli ammalati di... Li ha visti queste cose? Dobbiamo rispondere a queste cose. I lavoratori dell'indotto Ilva, questa è la realtà. Sono un giornalista, De Gennaro, sono giornalista e non sono un pregiudicato. Io non sono un pregiudicato. Io non sono un pregiudicato. Io non ho condanne. Io non ho condanne, non sono un pregiudicato. Bene, meglio così. Io non sono un pregiudicato. Bene, faremo soldi. Bene. Risarcimento del danno in beneficenza per i malati di cancro. E stasera tutto su Facebook. Signora, 109.000 visualizzazioni. Avete riempito il Maracanà di Rio de Janeiro.